Amici di Obbligo Informativo, ben trovati ad una nuova puntata in compagnia con il padrone di casa, l'ideatore, colui che ha voluto questa trasmissione ormai da tanti anni, Corrado Gabriele. Buonasera Corrado. Buonasera Angelo, ben trovati e soprattutto ben trovati ai nostri telespettatori affezionati che la settimana scorsa insomma si sono chiesti dove eravamo finiti. E, insomma, qualche volta un piccolo inconveniente può capitare, ma poi siamo sempre in palla e sugli argomenti che riguardano la nostra città e la nostra regione. Certo. Io ricordo ancora una volta, lo facciamo sempre nel finale, lo facciamo all'inizio anche, che c'è un brillante programma su Radio CRC, Barba e Capelli, condotto da te, che sta ottenendo ottimi risultati, ottimi successi e soprattutto sta affrontando tematiche care ai cittadini, dando proprio voce a loro. Sì, ci proviamo attraverso la radio, naturalmente in una maniera del tutto neutrale, portiamo le esperienze, il lavoro che si perde, ma anche le cose positive che succedono nella nostra città, dal lunedì al venerdì, dal mattino alle 7 fino alle 10, e quanto è difficile la vita dei giornalisti e raccogliere le informazioni, però è qualcosa di gratificante perché consente a chi come me fa politica di essere sempre in contatto con i cittadini. Certo, una sorta di rassegna stampa live sui fatti che accadono e che stanno per accadere o che sono accaduti in città. Bene, gli argomenti del giorno sono tanti, parleremo ancora una volta delle proteste che si fanno, parleremo dello stadio, parleremo della Coppa America, della ZTL, del traffico, soprattutto il traffico, Corrado, che in questi ultimi giorni, voi anche per la concomitanza con la Coppa America, ha sicuramente tolto umore e anche sonno a tanti cittadini costretti veramente delle gimmicane per raggiungere casa e anche lavoro. Questa questione traffico è riesplosa incredibilmente, guardate. Sì, parleremo anche delle vicende istituzionali che riguardano una giunta di centrodestra guidata da Caldoro che, come vediamo sul nastro che scorre, è al suo 1122esimo giorno di vita, e in 1122 giorni non mi pare sia accaduto nulla per disoccupati, per lavoratori, per le imprese, che è il tema al quale non riusciamo, come dire, sul quale non riusciamo a distrarci né in questa trasmissione né per quello che mi riguarda nel mio ruolo appunto di consigliere regionale. Ma il traffico è una delle cose più rilevanti perché la gente vuole muoversi, vuole andare in cerca di utilizzare al meglio il proprio tempo, e purtroppo quando poi capitano, come abbiamo avuto, adesso non è più il momento, giornate un po' più di pioggia, ci si paralizza. Pensa, i nostri concittadini, Corrado, ci hanno mandato questi filmati live che testimoniano le lunghe attese alle fermate, l'impossibilità di prendere i mezzi pubblici, l'impossibilità di camminare tranquillamente in una giornata di poche gocce di pioggia di qualche giorno fa. Ma sì, sai, io ho letto oggi di una dichiarazione dell'assessore Donati che penso che forse ha fatto una riflessione che avrebbe dovuto anticipare rispetto alle iniziative di mobilità che ha messo in campo. Lei dice: io non sono napoletana, non mi sono reso conto bene di quali sono i flussi del traffico. Io penso che il sindaco, stamattina tra l'altro l'abbiamo ascoltato in radio, fa un passo indietro e si rende conto, da buon politico, perché la politica deve sapere ammettere i propri errori, che forse bisogna ascoltare commercianti, imprenditori, cittadini, forze sindacali, politiche, che gli dicono che sulla viabilità forse va fatto qualche correttivo. Ma insistere in questa maniera così profonda su aree che non debbono essere utilizzate per la circolazione veicolare, ed è giusto perché i pedoni possano circolare liberamente, perché l'aria migliora, e però quando siamo in una fase così critica per il trasporto pubblico non è proprio la cosa più sensata. Meno circolazioni stradali, più mezzi pubblici. Invece noi abbiamo avuto a Napoli la chiusura di importanti aree di circolazione, quindi non si poteva raggiungere con l'auto e non si poteva neanche arrivare con i mezzi pubblici, perché le risorse trasferite dal governo alle regioni per il trasporto su ferro e su gomma sono diminuite, e poi diciamo che ci ha messo pure la sua manina dorata, nel senso che prima di prendere iniziative questa giunta regionale davvero ti fa venire la barba lunga, come appunto il titolo della nostra trasmissione. E insomma, in 1122 giorni di governo regionale i contributi sono scesi tantissimo, gli autobus in circolazione solo sulla città di Napoli sono quasi dimezzati, se non diventati un terzo. Quindi è bene che si sia preso coscienza di questa difficoltà e che per esempio la ZTL, come è notizia già pubblicata su tutti i media, per quello che riguarda Piazza Dante e Via Duomo viene bloccata, fermata dalle 6 di sera alle 9 del mattino, e poi per i ciclomotori invece si potrà percorrerla liberamente. Così come pure viene ridotta la ZTL del mare, viene riaperta via Caracciolo, bisogna risolvere il problema degli sfollati di via Chiama, una
fantastica iniziativa giornalistica che ti ha visto protagonista, come al solito, ha visto protagonista la tua redazione per intero, ha dimostrato come non si può vivere se non si tengono in considerazione le esigenze di vita quotidiana dei cittadini. Stiamo parlando del quartiere di Chiaia. Due importanti passi indietro, che sono due aperture di credito che il sindaco ha voluto fare nei confronti della città. Mi auguro che sia così e che si possa in questa maniera riprendere quel dialogo costruttivo che ti fa fare poi le scelte più giuste. Non vogliamo avere dei meriti, però fatto sta che il giorno successivo a questa grande manifestazione, che ha visto coinvolti tutti gli abitanti, gli sfollati, quelli della ZTL, quelli contro la chiusura di via Caracciolo e quant'altro, in quella, appunto, davanti al palazzo che è crollato, beh, il giorno dopo sono stati effettuati poi questi cambiamenti. Non per prenderci dei meriti, però la voce dei cittadini poteva anche essere ascoltata prima, Corrado. Quando l'assessore Donati dice, io, e ha detto esattamente, io non ero preparato a comprendere quali flussi si riversassero verso Fuorigrotto e verso Posillipo, questo lascia pensare, perché proprio queste categorie di cittadini, commercianti che in quelle zone insistono, hanno le loro attività, avevano più volte manifestato dei disagi. Allora io dico, prima di calare dei provvedimenti, andiamo sul posto, verifichiamo, concertiamo, cerchiamo di capire quali sono le strategie di una, per esempio, pista ciclabile che passa davanti a un benzinaio a Fuorigrotto, e se c'è la macchina fermata a far benzina la bici non può passare. Insomma, non facciamo le cose perché le dobbiamo fare per forza, possiamo anche evitare di fare delle cose, se questo non ce lo possiamo permettere non lo facciamo. Ma ci sono alcune cose semplici che potrebbero essere fatte e migliorare davvero sia la vita dei cittadini, sia il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione. In fondo pensiamo all'iniziativa che hanno messo in campo i cittadini del consorzio Dante e Decumani, stiamo parlando appunto del centro storico, con Giuseppe Graziani, che da mesi sta dicendo che la circolazione in Piazza Dante va ripristinata dopo una certa ora del pomeriggio, magari la limitazione va bene dalle 9 del mattino, ma poi bisogna dare la possibilità ai commercianti verso le ore di chiusura, verso le 18, di riaprire. Dopo praticamente più di un anno hanno vinto la loro battaglia perché il sindaco li ha ascoltati. Ma anche quando le zone pedonali, Angelo, e poi mi fermo perché abbiamo dei servizi come tu hai predisposto, quando la circolazione è fatta per zone pedonali c'è un esempio, adesso non voglio parlare della zona che forse a Napoli può esprimersi con una qualità della vita più alta rispetto alle periferie, ma è possibile mai che nella nostra città c'è una strada pedonale che è pedonale da sempre, che è via Luca Giordano, che è chiusa e transennata per un bel tratto perché c'è da fare il manto stradale e sono passati ormai 2 anni? Stiamo parlando di una strada centralissima come Luca Giordano. È possibile mai che a via Vittorio Colonna c'è un tombino sprofondato e non si ripara? Da quanti anni? Da un sacco di tempo. E figuriamoci se non riusciamo a riparare quello che è sotto gli occhi dell'amministrazione, che cosa succede poi nelle periferie abbandonate, come per esempio succede a Scampia o a Ponticelli, dove effettivamente bisognerebbe intervenire prima in periferia e poi nel centro. Però insomma, e lancio un appello, è possibile mai che noi abbiamo una Floridiana al vomero e debba rimanere chiusa con l'ingresso principale perché nessuno si prende la responsabilità di potare gli alberi? Una strada pedonale che non ha la pavimentazione e quindi la chiudiamo? Insomma, piccole cose che potrebbero anche sollevare ormai un grido di protesta che viene nei confronti dell'amministrazione ormai dappertutto. Ecco, aggiungo a questo due cose. La prima, che anche in Corso Umberto si verificano delle cose anomale. C'è un tratto di Corso Umberto, ben 600 metri, io lo percorro tutte le mattine con la moto, che è stato ripavimentato in un modo splendido. Quando dico un modo splendido, dico che è stato ripavimentato esattamente come è stata ripavimentata l'unica strada della città ripavimentata bene, dove la buonanima di Giorgio Nunez fece veramente un ottimo lavoro, che era via Tasso. Bene, questo 600 metri di Corso Umberto sono perfetti, disegnati a terra, c'è le fermate del bus, eccetera. Peccato che prima e dopo, sempre la stessa strada, ci sia il caos. Non capisco perché solo 600 metri sono stati pavimentati al Corso Umberto, 600 metri, e tutto il resto, prima e dopo, di Corso Umberto no, quello non appartiene a nessuno, ecco questo non mi spiego, perché pavimentare solo 600 metri del Corso Umberto e non tutto il Corso Umberto? Ci sono delle cose strane che accadono, io lo annuncio praticamente qui in televisione, io prima o poi mi incatenerò e bloccherò la strada via Santa Maria a Cubito tra Chiaiano e il Bivio di Mugnano, perché è una mulattiera.
ho fatto un'interrogazione all'assessorato dei trasporti, ho girato l'interrogazione al prefetto, ho chiesto all'assessore alla mobilità di intervenire, ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica, ma la strada che collega Chiaiano, l'ultimo quartiere di Napoli verso l'area metropolitana a nord, e i comuni di Marano e di Mugnano è completamente una molatina, piena di buche. Ci sono 800 metri di strada lineare che moltiplicati per la larghezza danno una superficie di 6.000 metri quadrati, non stiamo parlando di cifre impossibili, che sono bloccati perché su quel pezzo di strada era stato fatto un finanziamento con fondi europei, e i fondi europei si spendono per anticipazione, il comune ha fatto i lavori, l'impresa non è stata pagata, dunque ha bloccato i lavori, non c'è la possibilità di certificare quella spesa fatta e dunque non arrivano altre risorse. In questo balletto tra l'assessore Donati e l'assessore Vetrella, due geni dell'intervento della pubblica amministrazione, lo ripeto, due geni con la G maiuscola, quando si parla di viabilità e di trasporti, non si mettono d'accordo e quel pezzo di strada è la croce di decine di migliaia di cittadini che si spostano da Marano, Mugnano, Giugliano verso Chiaiano e poi Capodimonte e Napoli. Qualcuno dovrà pure intervenire, perché no, se no insomma io sarò costretto a incatenarmi su quella strada, a fare come si fa quando chiudono le aziende, a incendiare i copertoni e altro, insomma non vorrei farlo, vorrei rimanere nel mio profilo di civiltà, ma non è possibile che sono anni che per 800 metri insomma le persone devono fare gincane e molto spesso con gli scooter, con le moto si cade perché è pericoloso. Dopo dammi questo indirizzo, andiamo con le telecamere a visionare anche questa situazione perché è veramente paradossale. Volevo dire, questa trasmissione può sembrare una trasmissione in questo momento contro il sindaco, perché magari tutti se la prendono con il sindaco, le proteste se si alimentano, si continua. Non è affatto così. La nostra emittente non è assolutamente né contraria e né favorevole ai sindaci che si alternano in questa città, ma è soltanto spettatrice e soprattutto dando la possibilità ai cittadini di esprimere il loro consenso su quanto accade, senza metterci in più e in meno. A tal proposito io voglio ricordare che nell'edizione di oggi del telegiornale è stato promosso proprio il sindaco Luigi De Magistris per essere andato a Roma a recuperare un po' di milioni in funzione dell'ambiente. C'è un protocollo di intesa importante che porta 50 milioni. Sì. A Napoli, e questo è un vantaggio, è un risultato, ma lo titolavano i principali giornali, hai fatto bene tu a ricordarlo che insomma, è un risultato frutto dell'intensa attività di lavoro dell'amministrazione certo. De Magistris. Detto questo, lo preciso perché qualcuno potrebbe fraintendere, forse non ci sono indicazioni editoriali né direzionali per non raccontare quanto accade in città o farlo in un modo non giusto. Cerchiamo di essere equilibrati anche in questo e dobbiamo registrare però un'altra protesta. Una protesta anche particolare, oggi in Piazza Dante, dove i commercianti sentono le loro aziende in difficoltà e hanno protestato addirittura in mutande. Prima di commentare, guardiamo il servizio che la nostra Taisi Araio ha voluto realizzare per l'edizione del telegiornale. Più che in ginocchio, in mutande. I commercianti dell'associazione Amici di Piazza Dante a Napoli hanno manifestato così i disagi che la crisi causa alle loro imprese e hanno annunciato l'avvio della raccolta firme per un referendum popolare per l'abolizione di Equitalia, insieme con la nascita di Cobas Imprese e una serrata per il prossimo 20 maggio. Superato lo scoglio della ZTL che nei giorni scorsi a Napoli aveva determinato numerose proteste, ora ritengono essere giunto il momento di liberarsi del cappio di Equitalia e dalla pressione fiscale che in Italia è la più alta rispetto al resto d'Europa. Stamattina si sono convenuti a Napoli una serie di imprenditori da parte di più regioni, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, e a convegno qui a Napoli abbiamo deciso di far nascere i COBAS delle imprese. La condizione in questo momento del paese è di grande difficoltà e di grande crisi economica per il commercio e per le piccole attività e noi chiediamo un intervento immediato del governo su 10 punti, a partire dal commissariamento immediato di Equitalia, la sospensione di ogni atto esecutivo, senza che preventivamente l'Equitalia non abbia dato ragione del proprio credito sulle cartelle e ragione degli interessi in maniera visibile. Ogni mezz'ora una chiusura di una partita IVA, falliscono ormai a migliaia tutti i mesi, delocalizza chi può perché ha ancora dei soldi all'estero, 100 quasi al mese, 10 investitori stranieri ritirano investimenti in Italia al mese e parliamo di milioni di euro l'uno, quindi questo paese io credo non abbia più margine di sopravvivenza, fra un anno al massimo qui non ci rimane più nulla da salvare.
Commercianti sul piede di guerra, io con l'occasione voglio anche dare il bocca al lupo a Enzo Schiavo, che è stato rieletto presidente della Confesercenti, che naturalmente a pieno titolo ha visto rinnovato il suo mandato. Corrado. Sì, una protesta tra l'altro particolare, appunto si sono messi in mutande e sono venuti un po' da tutte le parti d'Italia per fermare questa assurdità, una tenaglia che vede da una parte le banche e dall'altra Equitalia svolgere un po' lo stesso ruolo, quello di recupero crediti. Le banche non svolgono più il ruolo di investimento, di sviluppo, ma sono praticamente destinate semplicemente a recuperare quella che è la moneta in circolazione, il contante che c'è in circolazione, e ce n'è davvero poco. Non sostengono l'impresa, né piccola, né media, né grande. E allora succede che ci si rivolge ad altri strumenti per finanziarsi, spesso illegali, e poi si finisce nelle maglie inqualificabili di Equitalia. È giusto che Giuseppe Graziani e i commercianti, gli artigiani del centro storico di Napoli, questa volta non più da soli, ma insieme a tanti altri commercianti di altre zone d'Italia, abbiano, dopo aver vinto la loro battaglia giusta per la riapertura della ZTL del centro storico, adesso puntino il dito sul neonato governo, tra l'altro probabilmente nelle prossime ore avrà il placet del Parlamento. Tutti sanno che appunto Giorgio Napolitano, il neoeletto Presidente della Repubblica, a cui vanno ovviamente i nostri auguri, ha dato incarico a Enrico Letta, il giovane vice segretario del Partito Democratico Enrico Letta, di formare un governo di larghe intese. Allora incalzare immediatamente il governo perché sul tema della microimpresa ci possa essere una svolta. Se le banche non hanno intenzione di svolgere la propria attività in questo paese, se debbono cambiare registro. Non è possibile che al sud si paghi il 43% in più che nelle altre regioni d'Italia per accendere un prestito, un finanziamento. Non è possibile che vi sia una limitazione così forte, eppure la produzione e la ricchezza, nella produzione della ricchezza il Mezzogiorno svolge ancora la sua parte rilevante, anche perché dove finisce, questa è la domanda che io spesso mi faccio, Angelo, dove finisce quel 33% di prodotto interno lordo che nel Mezzogiorno viene prodotto dai grandi affari che fa la mafia, la camorra, l'andrangheta in Campania, in Calabria, in Sicilia? Dove vanno quelle risorse se non ripulite attraverso circuiti economici, attraverso le banche e le società finanziarie? E allora io penso che sia venuto il momento che il governo prenda questa questione, e fanno molto bene a protestare in una maniera così forte, mettendosi in mutande, così come sono finite alla fine le microimprese nel nostro paese, in particolar modo nel Mezzogiorno. Bene, il tema del lavoro non è sicuramente da noi abbandonato. Ho ricevuto oggi una email, guardate, la voglio leggere, di Rosa Nasti, che mi dice: ciao Angelo, scusami se ti rubo del tempo, ma fortunatamente tu e l'assessore Corrado Gabriele siete le uniche persone che ci seguono ancora. Ho letto che sarebbero stati sbloccati 7.500 euro e dovrebbero rimborsarci i restanti ticket e le 480 rimaste in sospeso. Quando c'è di vero tutto questo? E cortesemente vorrei sapere quando ci sarà la prossima puntata di Obbligo. Grazie di tutto per ciò che fai per i pros e complimenti per il programma fatto sulla TV Luna Riviera di Chiaia. Abbiamo ascoltato la vera disperazione della gente senza casa e senza lavoro, con grande competenza. Grazie ancora, Rosa Nasti. Possiamo rispondere a questa cosa? Beh, 7 milioni e mezzo di euro, non 7.500 euro, non sono stati sbloccati, nel senso che sono ancora risorse destinate ad un'intesa tra il Ministero del Lavoro e la Regione Campania. Quell'intesa porta la firma mia e di Pasquale Viespoli. Ultimamente i bros hanno ottenuto un primo risultato di chiarezza, non un risultato concreto, ma un risultato di chiarezza, perché in un incontro che c'è stato, se non sbaglio, fine aprile, stiamo parlando del 19 di aprile, ecco, per essere precisi, c'è stato un incontro in cui l'assessore Nappi, Severino Nappi, ha dichiarato la sua disponibilità a rinunciare a quella partita economica di 7 milioni e mezzo di euro, quindi uscire di scena, che non poteva essere che altrimenti data soltanto per questo progetto, data l'incapacità di 1122 giorni di governo, perché non è che da 1122 giorni c'è il Caldoro, c'è anche Nappi a guidare le politiche del lavoro della Regione Campania. Lui rinuncia e favorirà che queste risorse possano andare direttamente al comune di Napoli.
Naturalmente si aprirà poi un problema, una questione, perché il Comune di Napoli non è destinatario di iniziativa diretta sulle politiche del lavoro e poi può operare soltanto nell'interesse dei cittadini napoletani. Siccome nella platea dei Bross vi sono anche realtà che riguardano tanti comuni, da Casoria a Pozzuoli, a Giugliano, a Marano, insomma tanti comuni della provincia, penso che le competenze della provincia non debbano essere in qualche maniera dimenticate. Insomma, questi soldi non glieli danno, questi 480, questi ticket qui? Non credo. Tieni conto, cara Rosa, che c'è una legge regionale che io ho votato e che all'epoca spaccò in due l'opposizione, che prevede il rimborso e che però non ha generato un rimborso, ma ha generato un'indagine della Procura della Repubblica, perché qualcuno ha denunciato anche in Consiglio regionale che ha sentito la pressione dei disoccupati per ottenere quello che è un loro diritto. Bel modo coraggioso di affrontare la politica ricorrendo a mezzucci che sono quelli di immaginare che vi sia una cabina di regia che muove i disoccupati. Comunque non sarà da lì che i rimborsi potranno arrivare. Forse è un impulso alla soluzione della disoccupazione napoletana, potrà venire da un rinnovato impegno politico dell'amministrazione comunale. Intanto, ma concludo dicendo, Angelo, dobbiamo aspettarci un buon ministro del lavoro con cui riprendere il dialogo per una città che ormai è al collasso per l'occupazione. Ecco, intanto registriamo dopo la Coppa America qualche attenzione verso la questione Stadio San Paolo. Ormai si è capito che non si potrà fare altrove se non dove c'è lo Stadio San Paolo, si dovrà, diciamo così, mettere a posto, e ne ha parlato il sindaco Luigi De Magis, che abbiamo ascoltato. Vediamo. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris prova a spingere sull'acceleratore per il nuovo stadio. Quasi ormai del tutto accantonato il progetto per la realizzazione di un impianto presentato dall'imprenditrice partenopea Marilu Faraone Mennella, il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis resta l'unico interlocutore del primo cittadino sulla questione. Dobbiamo realizzare col presente un grande stadio, perché insomma dobbiamo sederci attorno al tavolo e non alzarci più fin quando si chiude. Da parte nostra c'è una volontà fortissima, perché siamo preoccupati che il San Paolo così com'è non possa reggere a lungo, quindi bisogna chiudere presto un accordo con De Laurentiis. Sono convinto che ci riusciremo, perché il nostro rapporto è saldo e vogliamo l'interesse della città e del calcio Napoli. Ha dunque fretta il sindaco De Magistris, che poi interviene anche sulla questione Cavani, sempre più al centro del mercato. Da sindaco, da napoletano e da tifoso, e mi vorrei tenere ben caro Cavani, ma questo spetta ad altri poter decidere. Bene, abbiamo Cavani a parte, lo stadio fa discutere, Corrado, è un'iniziativa anche questa privata che dovrebbe inserirsi in questo disegno pubblico. Ma io non credo che il calcio sia qualcosa che possa appartenere a iniziativa pubblica, istituzionale, politica. Il calcio va lasciato libero di essere, come sta dimostrando che riesce a fare il presidente del Napoli, De Laurentiis, cioè portare i bilanci in pareggio se non in attivo. D'altronde è una delle squadre più forti del momento, il Bayern di Monaco. Sono 15 anni consecutivi che ha portato un attivo di bilancio, infatti riesce a raggiungere per 4 volte la finale di Champions League. Se il Napoli vuole competere a quei livelli deve seguire la strada imprenditoriale che gli ha imposto De Laurentiis, e soprattutto la politica non deve essere un ostacolo. Lo stadio di Napoli e quello del San Paolo e quello di Fuorigrotta va messo nelle condizioni la squadra che detiene l'utilizzo di quello stadio di utilizzarlo in maniera migliore, anche traendo benefici di carattere economici, perché io immagino che ristrutturarlo, renderlo commercialmente valido per quello che tutto riguarda il merchandising, significa anche generare nuovi posti di lavoro. Quante persone di domenica, quando giocano il Napoli, sbarcano il lunario vendendo a nero, abusivamente, i prodotti, diciamo, che vengono griffati, i falsi griffati del Napoli? Se magari questo potrebbe essere superato da un'iniziativa pulita, il Comune ne beneficerebbe anche dal punto di vista del pagamento delle tasse e avere spazi in cui puoi godere la partita in maniera diversa, parcheggi.
non capisco perché quando vai allo stadio devi per forza, anche con lo scooter, sborsare 3-4 euro per parcheggiare il tuo scooter e regalarli al primo di turno, al primo prepotente di turno che decide che quella è la sua area di competenza. Insomma, io penso che si possono fare molte cose, regolarizzando con l'intervento dei privati. Il comune deve fare da osservatore, dettare le regole e poi non avere più nessun onere economico. Lo stadio deve essere a carico della squadra e poi con quelle risorse che eventualmente dovessero venire, perché non si spendono più soldi per manutenzione, per guardiania, eccetera eccetera, gli investimenti vanno fatti sugli impianti di quartiere, perché i cittadini quando chiedono spazi sportivi al comune li devono chiedere per spazi di quartiere, non è necessariamente lo stadio deve essere lo stadio comunale, perché poi come si sa non ne usufruisce nessuno, perché è giusto che il manto erboso sia destinato ai nostri campioni. Parlando, l'ultimo argomento che affrontiamo, l'ultima domanda che ti pongo è quella che ancora una volta i cittadini napoletani leggono sui giornali, devono far conto con la mala politica, con persone che, voglio dire, sembra essersi appropriato di denaro pubblico in regione. Due colleghi consiglieri, altri due colleghi consiglieri. Sì, insomma, io naturalmente mi auguro che tutti i consiglieri regionali coinvolti possano dimostrare naturalmente la loro buona fede rispetto ad un utilizzo di fondi pubblici che probabilmente non è stato fatto nella maniera corretta, altrimenti non vi sarebbero tante indagini, tante questioni che vengono sollevate dalla procura e dagli organismi inquirenti. Nessuno nasce imparato, si dice a Napoli, in un modo molto concreto di spiegarsi, e dunque nessuno vuol insegnare agli altri come si fa, però insomma, se vi sono delle regole vanno rispettate, se non vi sono delle regole abbiamo fatto bene nell'ultimo bilancio del Consiglio a tagliare le risorse e a stabilire metodi trasparenti. Il fondo per la comunicazione, che è una delle questioni su cui sono incappati pratiche non proprio trasparenti da parte di alcuni consiglieri, fatto salvo che naturalmente bisogna dimostrarne la colpevolezza, certo, e non soltanto le condizioni per essere accusati, quindi ci sarà tutto il tempo per poter valutare. Sono informate da un fondo che è gestito, può essere gestito e deve essere a mio avviso gestito dalla tesoreria del Consiglio regionale, a cui vanno presentate le fatture di spesa, verificate, se riguardano attività di comunicazione possono essere pagate, altrimenti per intenderci non possono essere pagati. Invece qualcuno probabilmente aveva capito una cosa per un'altra e che attraverso il fondo della comunicazione si potevano fare altre cose. Speriamo che alla fine tutto si chiarisca, perché io non godo del fatto che vi siano colleghi in consiglio che poi vengono richiamati per comportamenti che sembrano essere giudicati in presunzione, naturalmente innocenza, come dice la nostra legislazione, illeciti. Quindi mi auguro che possano chiarire la loro estraneità, e se poi non lo riescono a chiarire che vadano a fare un altro mestiere, che la politica non ha bisogno di truffatori e di imbroglioni. Bene, era questa la nostra ultima notizia, il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io ringrazio il consigliere regionale Corrado Gabriele per essere stato con noi. Angelo, grazie a te, e ricordiamo a tutti che sono 1122 giorni che Caldoro governa la regione. Se ve ne siete accorti scriveteci sulla pagina di Facebook o mandateci un messaggio agli indirizzi che trovate di TV Luna e quello personale di Corrado Gabriele, ma credo che pochi si siano accorti che ci sia da 1122 giorni un governo regionale efficace. Bene, per il resto e quant'altro su Barba e Capelli, 7 ore 10 al mattino, CRC Targato Italia, abbiamo detto tutto, vi devo lasciare con il solito video che mandiamo dei Fratelli Carnavale, che ci ricordano sempre quello che è accaduto a Città della Scienza e ci ricordano anche i modi per rilanciare proprio questa grande struttura che accoglieva tanti ragazzi. Da Angelo Pompameo e da Corrado Gabriele un cordiale saluto, grazie a Salvio Turco, il nostro tecnico, e buonasera. Thank you.